Questi, disubbidendo all'ordine del comandante, un plotone di queste belve, come vengono definite l'anonimo di Valvisciolo, che poi ha riportato la cronaca, deviano dal percorso, andavano verso Roma, si introducono nell'abbazia e la prima cosa che fanno, vanno nelle botti, nelle cantine e si ubriacano. Dopodiché vanno nella chiesa, prendono il ciborio, la pissime del ciborio, e spargono tutte le sacre particole per terra. Questi monaci che cosa fanno? Inorriditi, prendono il corporale e cercano disperatamente di raccogliere le sacre particole per metterle in salvo. Era il corpo del Signore, no? Per chi ci crede, insomma, è una cosa di una gravità inaudita. E sapete che fanno questi bravi cristiani? Li uccidono a sciabolate. Sei monaci di santa vita vengono uccisi a sciabolate all'interno dell'abbazia di Casamare. Guardate, se voi andate a Casamare, che tra altre cose è un posto bellissimo, e entrate nella porta d'ingresso, sulla destra, appena entrate, c'è un altare marmoreo bianco che è dedicato proprio alla memoria di questi sei monaci di santa vita, il cui processo di canonizzazione è arrivato ormai a fine, e quindi tra qualche tempo sicuramente saranno proclamati santi. Ironia della sorte. Quattro di questi monaci erano francesi. Andiamo. Erano francesi che erano scappati quando in Francia era cominciata ad agitarsi i venti della rivoluzione francese. Quindi erano venuti a Casamari per salvarsi e lì, ironia della sorte, hanno trovato la morte per mano dei loro connazionali. Non finisce qui perché poi continuo, starei delle ore a raccontare. Ad un paese vicino a Casamari, Castelliri, viene bruciata in piazza viva una donna, una certa Maria Pede. Anche questo c'è nei libri mortuorum, perciò è una ricerca che io consiglio vivamente di fare perché si verrà a sapere tante cose che veramente non si sanno. Ma anche dall'altro versante ci furono degli eccidi, Castelforte, Mindurno, dove vengono ammazzati i gallo-polacchi, i Dombrowski ammazzano 350 persone il giorno di Pasqua. Quindi è tutto costellato di stragi, come diceva anche Pasquale, anche qui. Allora la domanda che io voglio fare, mi avvio alla conclusione, è questa. È vero, Ferdinando IV, la reazione ferdinandea è stata truce, è stata anche al di là di quello che avrebbe voluto il cardinale Ruffo, però ha portato 99 persone, che sono tantissime per l'amore di Dio, anche una persona uccisa violentemente è una cosa aberrante. Lì sono state uccise 99. Forse si poteva, se voi mi domandate, si poteva agire diversamente, io rispondo, penso di sì. Forse era meglio adoperare la clemenza, come voleva Ruffo. Però chi si è mai divertito a contare tutte le morti che hanno provocato i giacobini del loro andirivieni, perché non solo al ritorno, ma anche all'andata ci sono state queste violenze. L'abbazia di Monte Cassino è stata saccheggiata prima all'andata, ma anche dopo al ritorno. Ad Andria Termoli. E quindi chi si è mai divertito a fare il conteggio matematico di quanti morti ha provocato la Repubblica Napoletana? Quindi a Piazza dei Martiri a Napoli c'è un bello obelisco dove sono scritti tutti questi 99 morti. Io ecco, sarei contento se qualcuno si ricordasse anche di queste vite, di questa povera gente, perché è povera gente, a volte anche senza nome, a volte senza storia, che ci ha rimesso le pende, scusate la franchezza, per difendere la propria casa, per difendere la propria donna, per difendere la propria famiglia. Perché questi erano pretori. Il direttorio che non riconosce mai la Repubblica Napoletana, e perciò Champion viene richiamato, messo in carcere, perché lui aveva consentito la nascita della Repubblica Napoletana, che non doveva nascere. Quali sono i valori di questa Repubblica Napoletana? Mentre la gente moriva di fame, loro si divertivano a fare India a San Gennaro, a cambiare i mesi dell'anno alla moda francese, a fare i dipartimenti, i cantoni, i bureau, come veniva dalla Francia, però i fatti concreti non sono stati fatti. Allora io dico, e concludo veramente, il cardinale Ruffo non è una leggenda nera, non è stato quel diavolo che la storiografia dominante ha dipinto. La restaurazione ferdinandea, sì, è stata violenta, ma ha prodotto 99 morti, dopo processo e altre cose. E le migliaia e migliaia di gente trucidati nelle chiese, in casa, nei campi. Ecco.
Quindi quando l'anno prossimo saranno 220 anni, pensiamo un po', un pensiero anche a questi poveretti. Noi ogni anno, grazie al dinamismo dell'associazione identitaria Altarelli, il lavoro presieduto da Carlo Saltarelli, andiamo nella chiesa di San Lorenzo, Isola, a ricordare quell'inciso. Sapete che c'è ancora qualcuno che fa resistenza? Sapete che dal 2018 ancora gli stanno i Giacobini in servizio permanente effettivo? Pare strano che una cittadina che ha subito 537 persone, il sacerdote dice la più nefasta e la lunga storia della città, ancora oggi sono delle resistenze. Però noi stiamo sgretolando, perché ogni anno a quella funzione che prima era un po' in tono minore, adesso c'è sempre più gente. Quest'anno abbiamo fatto anche un libretto proprio dedicato a questa cosa qui. Quindi ecco, io vi invito a riflettere sui valori, se ci sono, di questa pseudo-repubblica e sui sacrificio che le nostre genti, e anche in Abruzzo, Abruzzo e terra di lavoro sono state le parti più martoriate, hanno dato e hanno pagato ad una causa che non esiste. Ecco, se vogliamo che la storia non solo venga ad essere conosciuta sempre di più in tutte le sue sfaccettature, ma che venga anche a riacquistare quel senso di giustizia, no? Che molte volte si è perso, perché come sappiamo la storia scrive di vincitori e quindi le pagine vengono scelte ad arte, quelle da prendere o quelle da lasciare. Ecco, cerchiamo di riporre un po' la barra del timone a dritti. Io sentivo il presidente alla Provoco diceva: noi non vogliamo essere revisionisti. Invece mi dispiace contraddire, io voglio essere revisionista. E perché le dico questo? Non per sovvertire, perché noi oggi ci troviamo in uno Stato repubblicano e non vogliamo sicuramente tornare indietro, ci mancherebbe altro. Però se revisionista vuol dire riportare la barra del timone a dritta e raccontare le cose che per tanti anni sono state nascoste, io sono revisionista e lo dico, lo rivendico con orgoglio. Quindi revisionista non è una brutta parola, revisionista significa raccontare le cose come sono andate. La storia si fa con i documenti, ma questi signori purtroppo ci hanno insegnato che ci sono documenti di serie A e documenti di serie B, e questo non è niente in confronto a quello che succederà qualche tempo dopo il 1860, e avremo sicuramente modo di riparlare anche di questa vicenda. Vi ringrazio per la cortesia.